tra i vicoli del centro storico di Poggio Mogliano, iniziamo la nostra visita di oggi. Siamo a ridosso della piazza comunale e del parcheggio. Fatte queste poche scale, arriviamo invece all'abitazione che oggi andiamo a visitare. La troviamo qui inquadrata di fronte a voi. Questo è il portoncino d'ingresso, il cancelletto esterno. E qui davanti inquadrata. Siamo veramente sotto il comune. Questa è la cinta muraria del parcheggio e della chiesa. Ed è il primo vicolo sottostante. Entriamo all'interno della casa. Un appartamento tipico del centro storico, chiaramente una delle varie casine ristrutturate all'interno del paese. Qui troviamo questo, diciamo, disimpegno con la scaletta che sale al piano sovrastante. E qui di fronte a voi invece c'è la cucina. Con la propria finestra. Vediamo l'affaccio. Sono le zanzariere, finestre in legno. Di qua invece passiamo attraverso questo ingresso alla sala. Chiaramente è un'abitazione e su cui vanno fatti alcuni lavoretti di ripristino. Non è provvista di un impianto di riscaldamenti, quindi andrebbe fatto. Comunque ci sono punti di infiltrazione, come potete vedere, che in parte sono stati sanati e in parte no, quindi anche il tetto per correttezza andrebbe rivisitato e ricontrollato. Dicevamo, questa sala poi dà accesso invece alla stanza da notte. Questa è la camera. Qui molto spaziosa e grande. E anch'essa con la propria finestra che affaccia sullo stesso sfondo. E quindi su tutta la vallata di Monti Lucretili. La cava di Poggio Mogliano qui di fronte e i vari vicoletti del centro storico qui sotto. Siamo in una posizione molto alta rispetto al centro storico, diciamo, più angusto e più articolato, che scende proprio da questa parte dove stiamo e si dirama nella parte sottostante del paese. Ritorniamo all'interno, invece andiamo questa scaletta per andare a visionare in ultimo il bagno. Eccolo qui. Vasca da bagno. Il boiler elettrico per l'acqua calda e la sua finestrina che invece faccio sul vicoletto. E con questo concludiamo la nostra visita.